Hello guys, everywhere you are, welcome back to my channel, El Agni Sport. Today, we will show you highlight and result from some diving event. So, check it out. Esame di maturità, per cui insomma non è che sono dedicati esclusivamente ai tuffi, mentre qui è l'inizio delle gare degli europei, troveremo la giusta condizione di forma. Tre ora, diciamo che in questo periodo lo stanno facendo, e mi auguro che... Un tuffo semplice, però è sempre molto... difficile, la parola stessa, si rovescia verso la piattaforma, e il tuffo che da tutti è ritenuto il tuffo più pericoloso. Mai quanta distanza c'è tra il tuo corpo e la piattaforma. Dopo il suo ultimo tuffo, dopo il salto mortale in mezzo, ritornato carpiato per Viola Gonini, difficoltà 2.8. Stesso identico stufo eseguito dalla Cappelli in precedenza, vediamo quale sarà il risultato finale, se riuscirà i 33 punti e 60 che ha ottenuto la... sicuramente oltrepassato la verticale, vedete nella parte finale aspetta un po' e soprattutto solleva molti schizzi, e questo fa ancora peggio per la giuria. Il tuffo era questa volta abbondante, quindi rispetto alla verticale, vedete gli alberi dietro che si muovono, però per fortuna ancora diciamo poco. Bene, c'è molta eleganza nel suo esecuzione, porta in questo momento a mettersi alle spalle di gli addominali, e quindi il tuffo va leggermente abbondante. Però anche per piattaforma dei 5 metri, il suo quinto salto. Salto mortale in mezzo indietro con un avvitamento e mezzo libero. Okay, that's it our highlight today. If you like my video, please subscribe, like and leave comment for my video. Thank you.